Pratica nasce come, sì, come fa remake di Resident Evil 2, Biohazard 2, certo il titolo in Giappone si chiama così. E inizialmente ci serviva più come testa, noi come gruppo, perché all'inizio 5 anni fa eravamo più un gruppo d'amici che cercavano un attimino di capire se eravamo in grado o meno appunto di poter sviluppare qualcosa. La nostra passione per il survival horror, la saga in particolare di Resident Evil, ci ha portato a tentare questa strada con un remake di Resident Evil 2, che ovviamente 5 anni fa non era assolutamente nei piani di Capcom. E quindi abbiamo deciso appunto di provare a riproporre il titolo, però con una veste tecnica nuova, quindi con la telecamera over the shoulder dietro il protagonista, e quindi con un approccio più moderno, diciamo così. E abbiamo lavorato prima su Unity, poi con la Unreal Engine 4, e da quel momento tutto è esploso, tra virgolette, nel senso che comunque abbiamo avuto milioni di visualizzazioni su YouTube, interviste e articoli che arrivavano un po' da tutto il mondo, fino addirittura alla chiamata di Capcom che ci chiese di stoppare il lavoro, proprio perché avevamo fatto una sorta di analisi di mercato per loro, erano felici di poter finalmente annunciare il loro remake ufficiale, però ci invitarono anche ad Osaka nel loro quartier generale. Lì incontrammo diversi producer. Abbiamo visto in anteprima Resident Evil 7, che allora ancora non era stato presentato, già i primi lavori su Resident Evil 2 Remake. Abbiamo chiacchierato moltissimo e abbiamo anche mostrato quello che era Dahmer 1998 in un early, insomma, uno step molto early della produzione, e da lì ci hanno continuato a seguire negli anni anche con diversi consigli. Siamo sempre rimasti amici con loro, che sembra incredibile, perché comunque una società piccola italiana come la nostra, che ha la possibilità di avere il supporto di Capcom è incredibile. Loro ci hanno anche inserito nei titoli di coda di Resident Evil 2, negli Special Thanks, e quindi diciamo che questo piccolo sogno amatoriale di un gruppo si è trasformato però poi in una società di sviluppo vera e propria, poi in Daimler 1998, che quindi sì, possiamo dire che è un po' l'erede spirituale di quel remake, se non comunque un'estensione di quel fan remake a cui abbiamo lavorato diversi anni fa e che tanto successo riscosso. Riguardo l'engine in particolare, fa fare un salto notevole, soprattutto a livello, ecco, anche solo estetico e visivo, questo sicuramente. Poi non mi addentro a livello di programmazione perché non è il mio campo, ma comunque ci ha dato quella spinta in più anche per mostrare qualcosa di molto più avanzato a noi. Come hai detto tu, molto spesso viene utilizzato, ma non solo per remake, anche per produzioni AAA, ma ad esempio, parlando di entrambe le cose, se non ricordo male, anche Final Fantasy VII Remake utilizza Real Engine, se non ricordo male, quindi comunque probabilmente deve essere proprio un engine perfetto sia per le produzioni indie come la nostra, sia poi per produzioni molto più grandi, come appunto Final Fantasy VII Remake. Sì, Anche su Play 5 si parla del 5 di sì, è Unreal. stato presentato da poco, diciamo che sembra essere quantomeno mostruoso sotto tutti i punti di vista, non solo appunto quello estetico, ma anche a quel punto anche le performance, ottimizzazione, eccetera. Quindi beh, diciamo che non vediamo l'ora di poterci mettere le mani, certo bisogna ancora aspettare un po', però sarà sicuramente un passo in avanti e per noi potrebbe essere sicuramente il prossimo passaggio a livello di engine, questo senza dubbio, questo sì. Mentre come per i modelli 3D, che usate? Beh, diciamo che molto spesso usiamo Blender, ma anche 3D Studio Max, in generale non solo l'artista 3D, quindi ecco, lo vedo solo dall'esterno, però i nostri artisti utilizzano quasi esclusivamente questo tipo di software, e comunque danno grandi, grandi risposte sia a livello, ripeto, estetico che anche poi successivamente di ottimizzazione, quindi anche di alleggerimento dei modelli. Questo sì. Quali sono le differenze comunque con i titoli Capcom? Beh, oltre ad un discorso legato poi alla storia, ai personaggi, ovviamente la longevità e tutta una serie di soluzioni estetiche poi legate anche al mood e all'atmosfera, sicuramente sono legate al gameplay, in particolare delle soluzioni originali che i nostri game designer hanno ideato, come ad esempio il sistema della ricarica, che è una doppia ricarica come puoi vedere in game, quindi una più lenta ma che ti permette di non perdere i magazzi, non una più veloce invece nelle fasi più dinamiche, più frenetiche, che invece però fa cadere il caricatore che dovrai raccogliere dopo, così come tutto un approccio molto più realistico alla gestione delle risorse, quindi tramite questo inventario che è in tempo reale, che si piega e non ferma mai l'azione di gioco. In più tutta una serie poi di altri, diciamo, idee legate magari alle ambientazioni o come detto alla trama stessa. Quindi diciamo che si rifà e richiama molto i vari Resident Evil, i titoli
anni 90 dal punto di vista di mood e feedback e di mood e atmosfera. Magari poi il feedback tecnico è molto più legato ai vari Dead Space o titoli da Resident Evil 4 in poi, che ha un po' rivoluzionato quello che è l'industria, soprattutto dal punto di vista del gameplay. Com'è sviluppare videogiochi in Italia? È una domanda classica e non è mai semplice la risposta, perché diciamo che sicuramente l'Italia non è all'avanguardia dal punto di vista dell'industria riguardo appunto lo sviluppo. È vero che le cose si stanno muovendo, molti studi stanno nascendo che producono ovviamente grandi prodotti, più o meno grandi ma sicuramente interessanti, oltre ovviamente alle varie Ubisoft Milano, Milestone che esistono ormai da moltissimi anni, hanno ovviamente dei nomi, un nome insomma altisonante. La situazione sta migliorando, sicuramente sarebbe sempre ben accetto un tipo di passo avanti dal punto di vista amministrativo, politico o finanziario, che quindi venga dall'alto. Diciamo che si sta sbloccando qualcosa, piano piano le cose si muovono anche a livello accademico, diciamo si sta creando un minimo, un ecosistema che in altri paesi, anche molto vicino a noi come la Polonia o magari Francia, Germania o Spagna o Inghilterra, sono già oleati e ben avanzati, quindi sarebbe molto molto interessante raggiungere il loro livello entro breve. Diciamo che la passione non ci manca, la creatività e le abilità nemmeno, quindi magari a breve si smuoveranno ancora di più le cose. Non è detto che le grandi produzioni riescono a centrare l'obiettivo del successo, ma poi come anche le piccole produzioni o anche le più piccole produzioni riescono a centrare successi incredibili, come per esempio Toby Fox con Undertale, che comunque con un budget abbastanza ristretto è riuscito a diventare uno dei migliori videogiochi addirittura del decennio. Credo che, sai, gli studi indie possano comunque rischiare di più, questo è vero, nel senso che comunque possono focalizzarsi su un prodotto e curarlo magari per una sola audience, per un tipo di pubblico specifico, e riuscendoci hanno comunque un rientro abbastanza grande da poter crescere e anche da poter diversificare in seguito. Una software house, una major, diciamo, tra virgolette può permettersi ovviamente di rischiare molto meno, perché per una produzione magari spendono 10, 20, 100 milioni anche nei casi più grandi per cercare di raggiungere un audience maggiore. Nel caso in cui non ci riescano, è chiaro che invece c'è un discorso proprio di fallimento dietro, e questo può portare addirittura alla bancarotta società gigantesche. Quindi diciamo che devono cercare di accontentare più pubblico, e questo non gli permette forse di andare a curare un attimino meglio quei dettagli che lo possono poi focalizzare verso invece un tipo di audience ben precisa che potrebbe apprezzarlo di più. Della serie fanno un prodotto mainstream che non è detto che poi tutti apprezzino, mentre nel momento in cui uno studio più piccolo può dedicarsi a un prodotto di un singolo genere e farlo in maniera molto più precisa, dettagliata, e quindi focalizzarsi sulla qualità, ecco che in quel caso magari è più facile che esca fuori un capolavoro rispetto alle major. Ovviamente i vari The Last of Us o Resident Evil 2 Remake eccetera dimostrano ovviamente come invece anche le major, nel caso in cui ovviamente vada a lavorare nel modo migliore. Daymar, comunque, se non sbaglio, non ha il doppiaggio in italiano. No. Allora, diciamo che ovviamente il doppiaggio, come è facile immaginare, ha un costo elevatissimo, quindi figurarsi quando poi la localizzazione avviene in più lingue. Noi ovviamente avevamo un budget ridotto, anche perché nonostante l'ambizione del titolo eravamo un gruppo di 10 persone, siamo ancora un gruppo di 10 persone con un budget piuttosto striminzito, e anche per questo comunque abbiamo avuto un notevole successo, perché comunque il prodotto viene poi paragonato al numero di persone del team, al budget, è chiaro che le cose non tornano, no? Però è pur vero che per il doppiaggio volevamo ovviamente un doppiaggio. Allo stesso tempo però abbiamo scelto la lingua che fosse più aperta a un pubblico internazionale, perché era un titolo che si affacciava alla scena internazionale, perciò è chiaro che l'inglese era la scelta più, sì, la scelta più scontata, infatti è quella che funziona di più. È chiaro, ci sarebbe piaciuto farlo anche in italiano, così come in tante altre lingue, però il costo è elevatissimo, quindi non c'era possibile. Ovviamente il titolo è sottotitolato in altre 10 lingue, quindi insomma alla fine tutti i giocatori possono giocarlo, però abbiamo preso questa decisione ovviamente legata per lo più poi alla distribuzione, alla diffusione del gioco sui mercati internazionali. In un modo in cui nascondere degli easter egg? Beh, diciamo che tanti sono nascosti quanto in realtà sono alla luce del giorno e appaiono davanti al giocatore. Ci sono
centinaia di easter egg veramente legati a tutti i film TV, serie TV o videogiochi degli anni 90 che abbiamo inserito e che moltissime persone si stanno divertendo nel scoprirli appunto durante le loro run, e ci sono anche moltissimi video su YouTube di chi si è focalizzato solo a cercarli tutti. Quindi più che nasconderli li abbiamo inseriti, poi che ce ne sono moltissimi nascosti, molti altri in realtà, ripeto, sono ben visibili, ma è stata comunque una parte divertentissima, anche perché da giocatori è un aspetto che a noi piace moltissimo quando proviamo le altre produzioni, quindi è chiaro che abbiamo voluto riproporlo anche noi nel nostro titolo. Di nasconderli, quello che ci è riuscito assolutamente meglio possiamo dire che è stata la Nintendo con Donkey Kong 64. Ci sono tanti oggetti collezionabili, ma nascosti in maniera assurda, che una banana d'oro, è stata ritrovata 14 anni dopo per caso. Sì, vabbè, è incredibile poi che questi titoli sono tutti di parecchio tempo fa, ancora oggi qualcuno scopre qualcosa di nuovo e poi ha ancora maggiore successo, perché ormai sono passati, ecco, come hai detto tu, tantissimi anni, quindi è un qualcosa che nasce poi dagli albori del settore. Magari prima nascondevano nelle stringhe di codice qualcosa, poi piano piano è diventato qualcosa di visivo, di grafico, fino a che, ecco, oggi insomma non è difficile nelle produzioni, ogni tipo di produzione, trovare qualche easter egg. La musica. Sì, è un elemento fondamentale, soprattutto quando si parla poi di produzioni ambiziose, e ancora di più quando si parla di un survival horror. Diciamo che sicuramente gli effetti sonori e la soundtrack comunque sono elementi fondamentali, ecco, anche perché molto spesso si può spaventare qualcuno senza necessariamente mostrargli qualcosa, ma già solo con la tensione dovuta ad esempio a effetti sonori, e così come poi legare ovviamente a livello emotivo anche un titolo al pubblico con una colonna sonora ben fatta. In questo noi abbiamo all'interno un lead audio che ovviamente ha lavorato a tutti gli effetti sonori, così come un compositore esterno di rilievo a livello sul palcoscenico nazionale e internazionale, che ci ha permesso ovviamente anche da quel punto di vista di avere un risultato qualitativo ottimale. Oltre ad Eimer, qual è la colonna sonora di un videogioco o videogiochi che ti piacciono di più? Guarda, credo la prima che mi viene in mente è sicuramente legata alla serie di Metal Gear Solid, perché lì Henry Gregson Williams è insomma un punto di riferimento in generale per la produzione audio non solo dei videogiochi ma anche del cinema, quindi Metal Gear Solid sicuramente, così come tornando indietro i vari Resident Evil, perché no, anche perché avevano delle colonne sonore orchestrali e strumentali veramente bellissime, quindi sì, sicuramente questi titoli, sì, più di tutti. Poi passiamo anche all'ultima domanda, che qualche anno fa un fan Nintendo pubblicò una lettera inviatagli da Iwata, presidente morto nel 2015, e praticamente gli scriveva: fare videogioco è un lavoro che richiede molta energia, ma per me è stato ancora più divertente che giocarci. Questo perché il fatto che altre persone potessero godere di ciò che avevo fatto mi dava un senso di scopo nella vita. Cosa pensa a proposito di queste parole? Sì, diciamo che ovviamente vengono da una delle colonne portanti del settore, quindi è chiaro che non posso che essere d'accordo, anche perché nel nostro piccolo è la stessa cosa che viviamo noi. È chiaro che ci piace, è vero, giocare, ma più che altro per studiare poi altri titoli e le soluzioni che adottano le società più grandi di noi, quindi anche impariamo anche nel momento in cui li proviamo. Allo stesso tempo è vero che la sensazione comunque che hai nel momento in cui metti un titolo sul mercato e tante persone lo giocano, lo provano, danno anche dei feedback negativi in modo che tu possa migliorarlo, anche perché noi abbiamo lavorato molto per migliorarlo dalla release con diverse update. È comunque una sensazione particolare questa, il fatto appunto che ci siano moltissime persone che lo giocano e che lo apprezzano, e che focalizzino e si divertano molto nel provarlo, questo dà effettivamente una soddisfazione unica, che forse è ancora maggiore di quella che hai nel provare un nuovo gioco creato da qualcun altro. Quindi è una sensazione che abbiamo avuto la fortuna di provare, vogliamo provarla ancora con i prossimi titoli, quindi sono assolutamente d'accordo, e non a caso è stato un genio assoluto del settore a dirlo, ecco, sono perfettamente d'accordo. Ecco qua, una domanda che...